Wahey Kuj, benvenuti in questo nuovo video, sono AndroLink91 ed oggi siamo in un nuovo episodio di Pokémon Scudo. Siamo arrivati a Galwick e non ci resta da far altro che iniziare il torneo Coppa dei Campioni. Ci sono anche le bancarelle, ovviamente, l'esposizione. Ad ogni modo, entriamo e affrontiamo il nostro destino a brutto muso. Certo che lo stadio di Galwick è tanta roba, eh. Aspetta! Mary! Dopo le lotte della sfida delle palestre siamo rimasti in quattro, i migliori. E ora dobbiamo contenderci la vittoria nel torneo delle semifinali. Inutile dire che sarò io ad affrontare il campione. Alla fine Mary era una ragazza semplice, insomma. Una ragazza alla mano. Qui non so cosa ci sia. Questi sono spogliatoi, ma negli spogliatoi in genere non ci sono sacchi da box o cose così. Qui invece che c'è, signore? Persone non autorizzate. Sono uno dei partecipanti? Siamo in quattro, quindi io, Mary, Hope e... Chi altri? Oh, c'è Link, ah, mi riconoscono. Ciao. Fate il tifo per me. Guarda te chi è rimasto. Ah, non ci credeva lei, ah sì. Qui c'è la reception. Pensa, sono stato il primo in assoluto a iscrivermi. Sono l'allenatore numero uno. Allora, mi chiedo, Bit, che fine ha fatto? Se non sbaglio, tu sei Link. Ho seguito tutte le tue sfide. Sei qui per iscriverti, vero? Allora devo controllare le tue medaglie, anche se nel tuo caso è solo una formalità. Se mi hai seguito, saprai che ho anche tutte quante le medaglie, no? Sei pronto? Stiamo per salire sul palco delle superstar, ti rendi conto? Bitty invece alla fine non ce l'ha fatta. Credevo che avrebbe trovato qualche scamotage, invece... Beh, non importa. Piuttosto, Link, andiamo nello spogliatoio. Ok, gli atleti che hanno superato la sfida delle palestre sono pregati di entrare in campo. Ok, ora posso entrare, sono iscritto. Oh! Eccoci al torneo, chi sarà più forte? Dunque, un altro allenatore, chi può essere? Non l'abbiamo mai incontrato. Un nuovo sfidante, un nuovo nemico. Beh, però aspetta. Parto con Tappo, non posso partire con nessun altro se non con lui. Prima sfida io contro Mary. Accidenti. Sapevo che avresti ottenuto tutte le medaglie e che alla fine ti avrei incontrato qui. La sfida delle palestre ho deciso di farla un po' per mio fratello, un po' per ridare vitalità a Spikeville e altre cose. Ma alla fine resta il fatto che voglio diventare campionessa soprattutto per me stessa. Quindi preparati, perché sto per mandare tutta la tua squadra a fare un bel sonnellino. Veramente io... Volevo sfidare il quarto ragazzo o ragazza che insomma ha preso parte alla sfida delle palestre, che è riuscito a superare la sfida delle palestre. Mi chiedo chi sia a questo punto. È strano che io sia riuscito a tenermi doppio calcio per tutto quanto il gioco, da quando l'ho imparato. Se voglio diventare campionessa ti devo annientare. Cattiva la ragazza, eh? Andiamo con doppio calcio, dai. Ah, lei sicuramente farà dynamaxizzare Morpico. O Morpeco, se volete chiamarlo con la E. Perfetto, il primo colpo non mi sembra abbia fatto metà vita, quindi il secondo sì. Può essere che doppio calcio fa due range di danni diversi. Magari minimo e massimo, come tutte quante le altre mosse. Scrafty, perfetto. Anche Scrafty va del doppio calcio, penso di farcela. Scrafty è un buon attaccante. Non penso sia anche buono in difesa, da quello che ricordo. Forse sì. Ah, però, Scrafty. Hai capito, Scraftino. Ok, un bel munch. Nulla di che. Oh, difesa. Ah. In seconda gen, Sgranocchio diminuiva la difesa speciale, perché Buio, fino alla terza gen, è stata sempre una mossa, un tipo di mossa speciale. Come fuoco, ghiaccio, erba.
acqua, elettro. Invece volante, no, era fisico, come normale, era fisico, lotta, veleno e acciaio. E roccia, mi pare. Terra invece era speciale, se non sbaglio. Niente, rimango ancora con Tappo. Toxicroak. Toxicroak è lotta veleno. Quindi non capisco che cosa ci abbia visto Mary. Per carità, è un buonissimo Pokémon, però dato che è tipo buio. Allora, è grave, tossina è grave. Devo finirlo assolutamente in questo turno. Perché tossina iperavvelena, non è che avvelena solamente, quindi è molto grave. Devo assolutamente cambiarlo. Buono, buono. Chi mando però per contrastare il buio? Se mando il tipo. Se mando Athena col tipo folletto ce la faccio, ma prenderebbe super efficace perché è psico. Ah, Morpico, eccolo qua. Dunque, dato che lei appunto farà sicuramente evolvere. Dynamaxizzare, no, evolvere. Dynamaxizzare Morpico. Mando The Crow. Però è elettro. Cavolo, ci ho pensato all'ultimo che era elettro. Stavo a pensare che era buio. Allora, ci picchia. Va bene, continuo così, continuo su questa strada. Però non lo faccio Dynamaxizzare. Vado di Alac poco efficace all'acciaio. Perché poco efficace? Cavolo, all'ultimo l'ho letto. Perché poco efficace all'acciaio? Boh, comunque si è fatto un buon danno. Ah, attacca lite. Baldeali, mi sacrifico proprio. Se non mi ammazza lui, mi ammazza Baldeali. Ci picchia. Però, è andata benissimo. Poco recoil inoltre. Fino al 50. Chi manda ora? Grimmsnarl, che non l'ho mai visto ancora. Grimmsnarl. Rimango. Tutto Team Yell è con me. Devo vincere. Per loro. Ah, la finale di. Di coso? Di Impidimp. Alla faccia che diventa. Alla faccia che figata. Anche il nome è bello. Allora, no, no, non vado con Dynamax, vado con Baldeali. Ah, cavolo. Dunque, all'acciaio, all'acciaio. A differenza di mio fratello, io non mi faccio problemi col Gigamax. E vincerò grazie ad esso. Gigamax? Oioi. Oioioi! Porca miseria! Quasi distrutto! Ho passato tanto tempo a perfezionare questa mossa e l'ho tenuta in serbo per te! Prego, attaccalite è finito, non è finito, attaccalite. Vai, mi sacrifico. Baldeali! E va giù Grimmsnarl. Che bello però Grimmsnarl. Avevo letto il nome di questo Pokémon da un altro YouTuber e resisto con un PS, però non avevo mai visto i suoi video e quindi non sapevo neanche chi era Grimmsnarl. E oggi me lo ritrovo contro. Wow, e resisto con un PS solo, però è davvero un bel Pokémon. Impidimp sapevo che evolveva, ma non pensavo in quello lì. Wow, devo assolutamente catturarne uno allora. Sì, ho perso. Ma almeno mi sono rifatta gli occhi con le vostre mosse strabilianti. Wow, ragazzi, che figata quel Pokémon! Alla faccia di tutti quanti quelli che dicevano: i nuovi Pokémon ne fanno schifo! Il pubblico di questo stadio non ci ha tolto gli occhi di dosso per un solo istante. Li sentivo fare il tifo per me e per i miei Pokémon. È stato bello. Certo, ho perso. Ma ho mandato il pubblico in visibilio.
Non è poi stato tanto male. Seguirò il resto del torneo dagli spalti, assieme a mio fratello e a tutti gli altri. Non vedo l'ora di scoprire chi sarà a sfidare il campione. Ma non ho ancora deciso se farò il tifo per te o no. Beh, vedremo. Alla prossima. Come non fai il tifo per me? E che amica sei? Link! Guarda che ti aspetto in finale! Dopo aver visto il tuo incontro ho capito una cosa. Devo vincere a tutti i costi. Io e la mia squadra non potremo essere più carichi. Invece perde. Sono sicuro che perderà invece. E ci affronteremo noi col nuovo, col partecipante che ancora non abbiamo visto. Scusa? Mi dispiace disturbarti. Volevo solo dirti che l'incontro è già terminato. Lo sfida palestra e Hope ha riportato una vittoria schiacciante. Ah, che peccato. Entra pure nell'arena non appena sei pronto. Perché ha vinto? Non è giusto. Tutti i Pokémon carichi. Lui partirà. Partirà con chi partirà lui? Non lo so. Però a sto punto. Solo una cosa. Rimettete a posto i pesi quando andate in palestra. Ora sono carico. Bene. Andiamo. Credo che una sfida più ufficiale di questa non possa esserci, Hope. Mi è tornato in mente all'improvviso quando siamo partiti da Furlongham, ricordi? Quando mio fratello ci ha dato il nostro primo Pokémon. Che strano ritrovarci qui. A un passo dal trionfo, faccia a faccia. Ma sono qui per mantenere la promessa che ti ho fatto quel giorno. Preparati, perché sarò io a vincere. Vai Hope, mandami contro tutto quello che hai. Ehi, come lanci la Pokéball. Gabhul, eh? Pokémon tipo normale. Sfidarsi nel giardino di casa è stato divertente, ma battersi in uno stadio è tutta un'altra cosa. Eh già Hope, lo è proprio davvero. Doppio calcio, come resiste Gabhul! Bravo! Incassi alla grande, figliolo! So bene che stai cercando a tutti i costi di mandare a segno una mossa super efficace. Certo. Oh no. Si innalza le difese? Moltissimo? Allora ho un regalino per te. Beccati questo. Cristiano Ronaldo! The goal! O Axel Blaze, uno dei due, intanto sono quasi uguali, solo che Axel Blaze non simula. La prossima scelta di Hope sarà Snorlax. Vuoi cambiare Pokémon? No. No. Però se mi avessi imparato Breccia, farei molti più danni. Vediamo un po', doppio calcio farà sempre un super efficace, però. Insomma. Dopo vado con palla infuocata, va. Forza equina! Alla faccia figliolo! Che te ne pare? Seguendo tutte le mie sfide di mio fratello ho imparato parecchie strategie tattiche, non ho letto? Palla infuocata! Lui però è protetto da... Vabbè, non c'entra niente che ha evitato il colpo. Lui è protetto da ghiaccio e scottature. Quindi... Grasso spesso è un'ottima abilità. Boom! Bene, Snorlax è KO e 2 a 6. Siamo 2 a 6. Pincurcin, no, siamo 2 a 0 veramente. Oh, aspetta, com'è che si contavano? Non mi ricordo più come si contavano i punti. Pincurcin o Pincurcin, come lo volete chiamare, non lo so, non ricordo cos'è. Quindi Mandasina. Vediamo un po' che combina. La fata dei boschi. C'era scritto che se fai troppo rumore ti fa fette con il suo tentacolo. Avrei paura, sinceramente. Effetto normale, effetto normale, effetto normale. Che cosa sei? Psychic
Psichico. Mi dà l'idea di Pokémon difensivo. Beh, veleno puntura, aia. Aia. Però neanche lui è tanto forte alla fine, eh. Non è che Latina sia chissà quanto forte in attacco e difesa. Speciale o non speciale è uguale. Non è un granché in tutte e due. Ma lui neanche ha un granché in attacco speciale o fisico. Corviknight. Mando Strider. Pincurcini mi dà idea di Pokémon tipo acqua, non lo so però. Ad ogni modo Strider è tipo volante e faremo il culetto a Corviknight. Lo facciamo arrosto, sto polletto. Bello Corviknight però. Corviknight può Gigamaxare. Però ancora non so come. Il Gigamax ancora non ho imparato a eseguirlo. Chissà chi farà a questo punto, penso, Gigamaxare lui. Non è più solo Dynamax, ora siamo col Gigamax. Rillaboom. No, no, continuo con Strider. Si mette male, ma non è ancora detta l'ultima parola! Rillaboom, basta che gli faccio Veleno Shock e si prende un bel po' di dannetti. Desio Stella, esaudisci le speranze che ho riposto in te. Libera il Dynamax! Forse era meglio se lo mandavo anch'io in Dynamax. Quindi non ha il Gigamax, ha il Dynamax lui. Dynasisma. Può, 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 può. Shottato, baby! Wow! Vuoi il gioco duro? Vuole il gioco duro. Non sa contro chi si sta mettendo. Povero stolto. Andiamo con Balde Ali? Sono più veloce. Wow! Yoinks! Zoinks, Scooby! Ai ai ai. Dai una tenebre. Non ha fatto nulla. Però il contraccolpo di Baldeali si è sentito. È stato piuttosto violento. Ad ogni modo, per forbecco. Hop! Mannaggia te, Hop! Va bene, per forbecco. Beh, faccio un altro per forbecco e. Oh, yoyoi! Hop, mi dispiace per te. Ma il Dynamax è finito proprio nel momento in cui ne avevi più bisogno. Beh, non sarebbe comunque durato, ma. Ehi, non ha importanza, abbiamo comunque vinto. A parte Strider che non prende nessun punto. Grazie Link, sono felice di aver condiviso questo momento con te. Grazie a te Hope per essere arrivato fin qui. Il torneo delle semifinali tenutosi fra tutti i valenti allenatori che hanno superato la sfida delle palestre si è concluso. E la vittoria va Link! Ricordi quando Sione diceva che saremmo potuti diventare nuovi eroi di Galar? Sinceramente io non sono mai stato convinto di averne la stoffa. È chiaro che invece tu sei destinato a grandi cose. Congratulazioni, Link. E complimenti anche a Cinderace e al resto della squadra. Link, che lotta. Sono rimasto senza parole. Ero così emozionato che non sono riuscito a trattenere le lacrime. Se ripenso a tutto quello che avete affrontato insieme, siete partiti dalla stessa città. Nel corso dei vostri viaggi avete formato delle squadre eccezionali e vi siete sfidati dando il massimo. La bruciante voglia di vincere, la determinazione in ogni mossa scatenata.
È stato un incontro di una purezza esemplare da tutti i punti di vista. E pensare che c'erano allenatori che all'inizio hanno esitato a sponsorizzarvi. Sì, e tu eri uno di quelli, o sbaglio? Lo so, ma avevo le mie motivazioni. Comunque, io e la mia squadra affronteremo il nostro sfidante al massimo delle nostre forze. E sarò sincero, spero con tutto il cuore che il nostro sfidante sarai tu, Link. Esatto, Link. La vera sfida comincia adesso. Io però sono distrutto, quindi me ne andrò in hotel a riposare un po'. Meglio fare pieno di energia prima. Perché non andiamo a mangiare qualcosa? Dai. Va bene, Dandel, ma visto che si tratta di un'occasione speciale, decido io dove andare. Sarei un campione di lotte, ma in quanto a gusti, forse è meglio se lasci fare a me. Yeah, ragazzi, yeah, abbiamo superato la prima fase. Alla fine, non c'è nessun vero cattivo in questo universo Pokémon. E penso anche che l'universo Pokémon di Spada e Scudo sia diverso l'uno dall'altro, perché in un universo abbiamo Melania, nell'altro universo abbiamo Milo, potrebbe essere lo stesso universo come potrebbe essere diverso, non lo so. Ai posteri l'ardua sentenza. Ehi Link, sfida palestra Link, aspetta, posso farti qualche domanda veloce? Oltre a te, Hope è l'unico allenatore che sia mai stato sponsorizzato dal campione Dandel. In un certo senso si può dire che sia il tuo rivale. Come ti senti ad averlo battuto? Stato solo un colpo di fortuna, non sono parole di un vincente. Però devo fare il modesto? Facciamo il modesto. Capisco. C'è qualcosa che vorresti dirgli in questo momento? Che non avrei desiderato un rivale migliore. Un po' troppo invadente come rivale, però in teoria dovrebbe essere amico. Vorrei ringraziarlo, dai. Quanta sportività nelle tue parole. E dimmi, pensi di avere qualche possibilità di diventare vincitore del torneo delle finali? Certo. Basta adesso. Non vedi che Link è stanco? Lo lasci tranquillo. E poi che razza di domande sono? Tra poco dobbiamo incontrare mio fratello, quindi con permesso finiamo qui. Ma certo, spero di assistere presto alla nascita di una nuova star. Perché gli hai urlato contro in quel modo, Hope? E perché io ho letto con tanta veemenza? Ah, non è facile essere famosi, eh? Ma quando arriva mio fratello, ho un buco nello stomaco. Allora vai in ospedale, l'ulcera non va sottovalutata. Se fossi Snorlax sarei già morto di fame. Beh, in effetti Snorlax trangugia 400 kg di cibo al giorno, quindi. Ma dove si è perso? Non è da lui fare così tardi! Dandel mantiene sempre le promesse. Quando ero piccolo mi aveva promesso che sarebbe diventato campione e infatti lo è diventato. E arrivare in orario dovrebbe essere un gioco da ragazzi per uno così. Che lagna che sei. Invece di sprecare tutta questa energia per lamentarti, perché non la usi per i tuoi incontri? Ehi, guarda che sono preoccupato per davvero. E comunque è inutile che mi fai la morale. Ti sei visto allo specchio? L'abito non fa il monaco. Non mi stupisce che tu sia un perdente se giudichi gli altri in base all'apparenza. Oh, ti voglio bene. Comunque, se cercate il campione, l'ho visto andare alla Rose Tower. Come mai? Non so che gli frullava in testa. L'ho incontrato alla stazione della monorotaia. Mi ha detto di avvisarvi che avrebbe tardato perché doveva passare alla Rose Tower. Ma qualche ora dopo? Cavolo! Ma per quale ragione dovrebbe? È davvero strano. La Rose Tower non gli ho chiesto Rose Tower perché abbiamo visto che era quella costruzione altissima, super figa, quindi penso che la vedremo a breve. Ginepro, potresti farci un favore e portarci alla Rose Tower? Io e Link non sappiamo come arrivarci. Tu e tuo fratello siete proprio uguali. Appena potete, approfittate subito della gentilezza altrui. Ah, però in effetti, se il torneo delle finali fosse rinviato sarebbe un problema anche per me. Tra l'altro non mi state nemmeno troppo sullo stomaco per avermi battuto. Ok, potrebbe essere una buona occasione per far sentire al presidente la voce del team Yell. Grazie Ginevra, mi piace come ragioni. Forza, non perdiamo altro tempo, andiamo!
Va bene, Cuccio, però ci vediamo nel prossimo episodio, dato che questo qui può anche terminare. Insomma, abbiamo superato le fasi eliminatorie del torneo, ci aspetta la gran finale. Non penso ci siano i Super 4 a questo punto, però Dandel mi ha detto vorrei che fossi tu l'ultimo sfidante, quindi potrebbe esserci altro. Potrebbe esserci altro. Ad ogni modo, Cuggio, io come sempre vi ringrazio per aver seguito questo episodio di Pokémon Scudo. Siamo davvero vicini alla conclusione, manca poco, poco, poco. Vi ricordo che in descrizione inoltre c'è il link per Instagram dove pubblico tutti quanti gli aggiornamenti. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e noi ci vediamo, come sempre, al prossimo video. Bye bye!